Io sono stato sequestrato dai scissionisti di Secondigliano. Nel mio negozio di mattina mi hanno preso di peso, mi hanno messo sulla motocicletta e mi hanno portato nelle case celesti. Mi hanno tenuto la mattina, dalla mattina alle 9 fino alle 3 di notte, per un'estorsione di 30.000 euro che io non volevo pagare. E mi è stata puntata una pistola in fronte e mi è stato detto: tu ci devi dare questi soldi, altrimenti posa i negozi e vattene. Tu non credere di stare a Beverly Hills, qua la comandiamo noi. La mia famiglia, vabbè, hanno avuto paura e mi hanno detto, la sera stessa che ho annunciato la mia scelta, mi hanno detto: se tu denunci non ti rivolgeremo neanche più la parola. E così è stato. Sono stato dai carabinieri di Castello di Cisterna, da lì poi c'è stato tutto un susseguirsi di vicende legate poi alle denunce, ma le battaglie più grosse in questo momento le sto facendo proprio contro lo Stato. Sembra quasi che lo Stato ti lanci dei messaggi come a dire: guarda, non denunciare perché non ti conviene. Lo Stato non ti tutela. Delinquenti che sono scesi a patti con lo Stato dopo aver fatto i delinquenti tutta una vita, vengono arrestati, decidono di collaborare e lo Stato li mantiene. Gli dà lo stipendio, gli dà una casa, gli dà una nuova identità, gli dà una nuova vita. E noi, le vittime? A noi chi ci pensa? Loro sono tutti a piede libero e io devo vivere sotto scorta. E nel momento in cui tu decidi di denunciare, devi sapere e devi essere a conoscenza che ti andrai a mettere in un altro problema: lo squallore dello Stato che è totalmente assente. La camorra è più forte perché c'è uno Stato assente.